Tutti nel corso del vostro percorso scolastico avete letto qualcosa per quanto riguarda la produzione in prosa. Cesare Pavese è noto infatti principalmente come autore di romanzi e in particolare i grandi classici che sono ormai entrati nel canone scolastico come capolavori del neorealismo sono La casa in collina e La luna e i falò. Noi oggi, appunto, seguendo quello che è invece appunto il criterio di selezione che abbiamo avuto fino ad ora, ossia il tentativo di proporre dei testi che esulano un pochino dal canone scolastico, ci occuperemo invece di Cesare Pavese come poeta. Come poeta, sicuramente all'interno del canone scolastico sono entrate le poesie di Verrà la morte e Avrai i tuoi occhi. Si tratta di alcuni testi che leggeremo anche noi oggi, ma si tratta di testi che nel loro essere estremamente diretti e sinceri, in un certo senso legati a un'esperienza biografica molto difficile del poeta, sono dei testi che dal punto di vista della storia della letteratura non segnano un capitolo fondamentale, a differenza delle pagine di Lavorare stanca, in cui il tentativo di produrre un verso nuovo, il tentativo appunto di seguire un percorso di costruzione di una metrica nuova antinovecentesca, segna un capitolo fondamentale, che è in primo luogo Cesare Pavese. Cesare Pavese nasce all'inizio del Novecento, nel 1908, Santo Stefano Belbo, e rimane orfano di padre molto giovane, nel 14. Nel 1930 si laurea in lettere a Torino con una laurea su Walt Whitman. Siamo negli anni del fascismo e Cesare Pavese è dichiaratamente antifascista, fatica appunto a trovare lavoro, rifiuta di tesserarsi e continua a lavorare in collezioni private, ma soprattutto come traduttore. E a Cesare Pavese dobbiamo appunto una splendida traduzione di Moby Dick di Melville e un'altra opera fondamentale, L'Odissea di Omero. Dagli studi di questi testi, appunto dallo studio del linguaggio omerico e dallo studio di quello che è il mondo di Herman Melville, vedremo Pavese trarrà numerosissime informazioni per quello che è la costruzione del suo mondo letterario successivo. Nel 1933, mentre il fascismo si va sostanzialmente sempre più includendo in quello che è il suo dominio della cultura italiana, entra in collaborazione con la casa editrice Einaudi e di Einaudi egli sarà uno sostanzialmente degli esponenti più importanti. Nel 1935 viene confinato in Calabria, Brancaleone, come mai? Scoprono appunto delle lettere in cui sembra che egli sia dichiaratamente comunista. In realtà questa attività comunista era della donna di cui era innamorato. E al ritorno dal confino, questa donna in realtà si è sposata con un altro e comincia uno dei grandi traumi che segnano appunto la biografia di Cesare Pavese. Prosegue nel frattempo quello che è la sua costruzione di un'idea poetica nuova e nel 1936 esce quello che è considerato probabilmente il suo capolavoro letterario dal punto di vista della poesia, che è la raccolta Lavorare stanca. Siamo arrivati al 43 e durante il periodo della Resistenza, che ricordiamo in Piemonte è particolarmente accesa, basterà ricordare appunto il personaggio di Beppe Fenoglio, di cui parleremo in seguito, partigiano attivo appunto e combattente. Invece Cesare Pavese si rifugia a Casale Monferrato dalla sorella. Questa scelta di comportarsi sostanzialmente da imboscato segnerà in modo determinante quello che saranno gli anni successivi alla Resistenza. È fortissimo infatti il senso di colpa che Pavese prova nei confronti degli amici morti, in particolare Leone Ginzburg e Pintor. Esce nel 49 La casa in collina e nel 50 escono La luna e i falò. Sono le opere che probabilmente segnano un po' il vertice della produzione romanzesca di Pavese. Nel 1947 era uscita anche un'altra opera fondamentale, non particolarmente amata dal pubblico, ma amatissima dalla critica, che sono i dialoghi con Leucò. È stata di un'opera estremamente particolare, estremamente dotta,
in cui Pavese va conciliando sostanzialmente quelli che sono i suoi nuovi e recentissimi studi di antropologia con quello che è un modello letterario ormai molto lontano, che sono le operette morali di Leopardi, il tutto condito con un'enorme dose di erudizione mitologica. Non è un'opera facile da leggere questa, ma è un'opera estremamente interessante da studiare. Nel 1950 Pavese conosce Constance Dowling ed esce, dopo appunto il suicidio di Pavese, la raccolta le è dedicata Verrà la morte e avrà i suoi occhi. Cesare Pavese appunto decide di togliersi la vita e tra le sue carte dopo la morte verrà ritrovata questa raccolta che verrà pubblicata e che porterà sostanzialmente l'autore a una grossa celebrità. Si tratta di un'opera però che rispetto alle raccolte poetiche precedenti, vedremo, segna in un certo senso un passo indietro, nel senso che segna un ritorno a dei moduli che sono stati definiti tardo-romantici. Vediamo che a livello di gusto moderno questa raccolta è molto più vicina a quelli che sono invece i nostri interessi e i nostri gusti soprattutto. Andiamo un attimo a vedere qual è invece la genesi di Lavorare stanca. Ripeto, siamo nel 1936 e uno degli argomenti che forse colpiscono maggiormente Pavese è il tentativo di studiare il rapporto tra civiltà e campagna e soprattutto la ricerca di una sorta di fondo mitico che debba vivere sul fondo della cultura popolare. Questo chiaramente non esclude una sorta di consapevole tensione verso la storia. I personaggi di queste opere vivono quella che è una condizione di sradicamento. Lo sradicamento sostanzialmente è quello che segna proprio la produzione di questa parte di paese. Sradicamento di chi si è allontanato dal paese, dalle origini, e di chi tornandone poi non riesce più a inserirsi in quelle dinamiche. Vedremo che è il protagonista dei Mari del Sud, il testo che andremo noi a vedere oggi. Quello che cambia in modo determinante rispetto ai poeti suoi contemporanei è la ricerca metrica. Abbiamo visto fino ad ora dei poeti che dal punto di vista metrico si sono inseriti all'interno di quello che era un percorso piuttosto tradizionale, nel senso che abbiamo parlato in particolare di Eugenio Montale, abbiamo visto quello che è stato definito il suo ritorno alla tradizione. Ecco, con Pavese invece abbiamo qualcosa di sostanzialmente nuovo. La metrica di Pavese, infatti, rompe completamente quello che è la ricerca novecentesca condotta dai suoi contemporanei. In particolare ricorderò Ungaretti, che aveva rotto completamente i rapporti con la misura del verso tradizionale e va in una direzione completamente opposta e nuova. Va alla ricerca di un verso narrativo lungo, cantilenante, dal tono quasi affabulatorio. Questa metrica lunga di andamento esametrico, crea qualcosa di sostanzialmente nuovo e isolato nel panorama nazionale. I risultati non verranno seguiti da altri poeti, rimane quello di Pavese, un caso relativamente isolato. Ma Pavese poi di questa sua ricerca ci lascia appunto degli scritti che noi possiamo leggere in calce alle edizioni commentate di questi testi e sono il testo del 1943 intitolato Il mestiere di poeta. Tratta chiaramente di una dichiarazione di poetica fondamentale in cui Pavese ci fa entrare un po' nella sua officina, ci fa capire da cosa è nato questo verso e di conseguenza ci fa capire qual è il suo intento all'interno di questa ricerca. E siamo appunto al testo di cui vi dicevo, Il mestiere di poeta. Il mio gusto voleva confusamente un'espressione essenziale di fatti essenziali, ma non la solita astrazione introspettiva, espressa in quel linguaggio perché libresco, allusivo, che troppo gratuitamente posa a essenziale. Ora, il falso canzoniere poema giunge appunto all'illusione costruttiva attraverso gli addentellati che una pagina presta all'altra per mezzo dell'evanescenza delle sue voci e della concettosità dei suoi motivi.
Seguire il mio gusto e non cadere nel canzoniere poema fu quindi una sola esigenza tecnica per il rispetto sotto cui l'ho considerata sinora, ma ben si intende impegnativa di tutte le mie facoltà. Andava intanto prendendo in me consistenza una mia idea di poesia-racconto. E su questo concetto di poesia-racconto ci soffermeremo, l'idea di una poesia narrativa, di una poesia che sostanzialmente non è più un'istantanea di un momento lirico, ma diventa un racconto, una poesia che ritorna a quella che era sostanzialmente l'origine della poesia epica, laddove con epico intendo proprio epos, quello che diventa il latino verbum, il racconto, la parola. Naturalmente non è soltanto questione di mole. Le riserve del Poe, che ancora reggono sul concetto di poema, vanno integrate appunto di considerazioni contenutistiche, che saranno poi una cosa sola con quelle esteriori sulla mole di un componimento. È qui che agli inizi non vedevo chiaro ed anzi, con una certa baldanza, mi lusingavo bastasse un energico atto di fede nella poesia che io, chiara e distinta, muscolosa, oggettiva, essenziale, da altri traslati, parlavo in anticipo di evoluzione. E l'evoluzione è tutta qui, nella crescente consapevolezza di questo problema, che ancora oggi mi pare, dal canto mio, tutt'altro che esaurito. La prima realizzazione notevole di questa velleità è appunto la prima poesia della raccolta, I mari del sud. E arriviamo qui a quello che è il racconto della genesi di questa poesia che ora poi andremo a leggere. Va da sé che fin dal primo giorno che ho pensato a una poesia, ho lottato col presentimento di questa difficoltà. E innumerevoli tentativi hanno preceduto I mari del sud, cui l'esperienza concomitante di una prosa narrativa o soltanto discorsiva toglieva ogni gioia di realizzazione e rivelava nella loro disperante banalità. Come nettamente io sia passato da un lirismo tra di sfogo e di scavo, povero scavo che sovente dava nel gratuito e sfogo vizioso che sempre finì nell'urlo patologico, al pacato e chiaro racconto dei mari del sud, ciò mi spiego soltanto ricordando che non d'un tratto è avvenuto. Ma per quasi un anno prima dei mari del sud non ho seriamente pensato a poetare, intanto, come già prima, ma con maggiore intensità, andavo da una parte occupandomi di studi e traduzioni dal nord americano, dall'altra componendo certe novellette mezzo dialettali. Il rapporto di queste occupazioni con I mari del sud è dunque molteplice. Gli studi letterari nordamericani, ponendomi in contatto con una realtà culturale in male di crescita, i tentativi novellistici avvicinandomi a una migliore esperienza umana oggettivando negli interessi, e finalmente la mia terza attività tecnicamente intesa, rivelandomi il mestiere dell'arte e la gioia delle difficoltà vinte, i limiti di un tema, il gioco dell'immaginazione, dello stile, il mistero della felicità di uno stile, che anche per fare i conti con l'ascoltatore o lettore possibile. I mari del sud, che viene dopo questa notevole preparazione, è dunque il mio primo tentativo di poesia racconto e giustifica questo duplice termine in quanto oggettivo sviluppo di casi, sobriamente quindi pensavo fantasticamente esposto. Ma veniamo un attimo poi a quello che è il problema forse più importante di questa raccolta, che è il problema della metrica. E queste sono le parole di Pavese. E insomma, una mia poesia, una figura in una poesia, e questo mi pareva il suggello tangibile del conquistato stile e dominio dell'esperienza. Mi ero altresì creato un verso. Il che, giuro, non ho fatto apposta. A quel tempo sapevo soltanto che il verso libero non mi andava genio, per la disordinata e capricciosa abbondanza che si usa pretendere dalla fantasia. Sul verso libero whitmaniano, che molto invece ammiravo e temevo, ho detto altrove la mia, e comunque già confusamente presentivo quanto di oratorio si richieda a un'ispirazione per dargli vita. Mi mancava insieme il fiato e il temperamento per servirmene. Nei metodi tradizionali non avevo fiducia. Per quel tanto di trito e di gratuitamente, così mi pareva cincischiato, che si portano con sé,
E del resto, troppo li avevo usati parodisticamente per pigliarli ancora sul serio e cavarmi un effetto di rima che non mi riuscisse comico. Sapevo naturalmente che non esistono metodi tradizionali in senso assoluto, ma ogni poeta rifà in essi il ritmo interiore della sua fantasia. E mi scopersi un giorno a mugolare certa tiritera di parole, che poi fu un distico dei mari del sud, secondo una cadenza enfatica che fin da bambino, nelle mie letture di romanzi, usavo sognare, rimormorando le frasi che più mi ossessionavano. Così, tutto i mari del sud e per parecchie altre poesie fu solo istintivo. Ritmavo le mie poesie mugolando. Via via scopersi le leggi intrinseche di questa metrica e scomparlo gli endecasillabi. E il mio verso si rivelò di tre tipi costanti, che in certo modo potei presupporre alla composizione, ma sempre ebbi cura di non lasciarti ranneggiare, pronto ad accettare, quando mi paresse il caso, alti accenti e alta sillabazione. Ma non mi allontanai più sostanzialmente dal mio schema, e questo considero il ritmo del mio fantasticare. Narravo, ma come? Ho già detto che giudicavo le prime poesie della raccolta materialistici poemetti di cui è caritatevole concedere che il fatto costituisce nulla più che un impaccio, un residuo non risolto, in fantasia. Dopo questa breve parentesi introduttiva dedicata alla genesi, appunto, di quello che è il testo di Pavese, passiamo direttamente alla lettura di quello che è il testo forse più famoso di questa raccolta, che è appunto il testo incipitario della raccolta, I mari del sud. Siamo nel 1936, la prima edizione a Firenze. Questo testo rappresenta veramente uno dei grandi esempi di poesia antinovecentesca, per molti aspetti, ma allo stesso tempo di un allontanamento da quello che è la tradizione letteraria italiana. Vedete che rispetto ai testi che abbiamo visto sino ad ora, rispetto a Montale, per intendersi, che forse rappresenta il grande classico che abbiamo visto quest'anno, ci troviamo di fronte a un tentativo poetico completamente differente. Ci troviamo di fronte a un testo che narra, a un testo che si allontana completamente da quella che è l'effusione lirica soprattutto, e ci avviciniamo a una metrica che si avvicina invece al ritmo della cantilena, al ritmo appunto dell'esametro classico. I protagonisti di questo testo sono il cugino del poeta, che andremo pian piano a scoprire nella sua, come dire, vicenda biografica, e il poeta stesso. Si tratta di un testo che sarebbe dunque basato sostanzialmente su un elemento potentemente autobiografico. Camminiamo una sera sul fianco di un colle in silenzio. Nell'ombra del tardo crepuscolo, mio cugino è un gigante vestito di bianco, che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Tacere è la nostra virtù. Qualche nostro antenato deve essere stato ben solo, un grand'uomo tra idioti o un povero folle, per insegnare ai suoi tanto silenzio. Mio cugino ha parlato stasera, mi ha chiesto se salivo con lui. Dalla vetta si scorge nelle notti serene il riflesso del faro lontano di Torino. Tu che abiti a Torino, mi ha detto, ma hai ragione, la vita va vissuta lontano dal paese. Si profitta e si gode, poi quando si torna, come me a 40 anni, si trova tutto nuovo. Le langhe non si perdono. Tutto questo mi ha detto e non parla italiano, ma adopera lento il dialetto che come le pietre di questo stesso colle scabro tanto che 20 anni di idiomi e di oceani diversi non gliel'hanno scalfito. E cammina per l'erta con lo sguardo raccolto che ho visto bambino usare i contadini un poco stanchi. Questo è l'incipit della poesia. Il cugino, dunque, sostanzialmente, continua a parlare dialetto, nonostante 20 anni di viaggi e di idiomi diversi. Dove è stato questo cugino? Questo cugino è un migrante. Il cugino, appunto, che vedremo perché è vestito di bianco,
normalmente i contadini, gli operai non si vestono di bianco. Il bianco è il vestito dei signori. Il cugino è stato in viaggio, ha lavorato all'estero. Vedremo che ha fatto diversi lavori e si è arricchito. Il suo vestirsi di bianco segna proprio quello che è un distaccarsi da quello che è il mondo invece in cui era rimasto il protagonista. Il suo continuare a vestirsi di bianco segna proprio questa sua estraneità e questa sua incapacità totale di ritornare nel mondo di cui faceva parte, senza però rompere, infrangere in un certo senso le regole. 20 anni è stato in giro per il mondo. Se ne andò che ero ancora un bambino portato da donne e lo dissero morto. Sentì poi parlarne da donne come in favola talvolta, ma gli uomini più gravi lo scordarono. Un inverno, mio padre già morto, arrivò un cartoncino con un gran francobollo verdastro di navi in un porto e auguri di buona vendemmia. Fu un grande stupore, ma il bambino cresciuto spiegò avidamente che il biglietto veniva da un'isola detta Tasmania, circondata da un mare più azzurro, feroce di squali nel Pacifico, a sud dell'Australia, e aggiunse che certo il cugino pescava le perle e staccò il francobollo. Il cugino viene dunque inserito in questa sorta di flashback nell'infanzia del protagonista, in quello che è un mondo quasi favolistico. Di questo cugino sostanzialmente si dimentica tutto, non si sa più nulla, salvo che a un certo punto arriva una cartolina. Questa cartolina viene da un posto lontano e viene chiamato a leggerla e a interpretarla in un certo senso il bambino, perché il bambino va a scuola e dunque sa qualcosa che invece gli uomini di lì non sanno. E lui spiega questa vicenda. Il cugino, che non ha nemmeno un nome il cugino è così identificato con questo suo grado di parentela, il cugino pesca le perle. Notate il gesto del francobollo staccato. I francobolli un tempo venivano collezionati come segni di luoghi remoti, quasi fossero testimonianze di luoghi appunto irraggiungibili. Questo cugino viene inserito in un mondo che è il mondo dei romanzi d'avventura. Sfogliamo la pagina e passiamo alla pagina 12 della vostra dispensa. Tutti diedero un loro parere, ma tutti conclusero che se non era morto, morirebbe. Poi scordarono tutto e passò molto tempo. Notate l'efficacia di questo anacoluto. Tutti diedero un loro parere, dunque tutti in quel momento ebbero qualcosa da dire, ma tutti conclusero che morirebbe. Dunque sostanzialmente il cugino si è allontanato, è andato via, il cugino per loro è già morto. Oh, da quando ho giocato ai pirati malesi, quanto tempo è trascorso, e dall'ultima volta che sono sceso a bagnarmi in un punto mortale, ho inseguito un compagno di giochi su un albero, spaccandone i bei rami, ho rotto la testa a un rivale, sono stato picchiato, quanta vita è trascorsa. Altri giorni, altri giochi, altri squassi del sangue dinanzi a rivali più elusivi, i pensieri ed i sogni. La città mi ha insegnato infinite paure. Una folla, una strada mi hanno fatto tremare, un pensiero talvolta spiato su un viso. Sento ancora negli occhi la luce beffarda dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccio. Un'altra breve parentesi su uno dei temi tanto cari a Pavese. Il contrasto appunto tra quello che è l'innocenza, l'infanzia e la città, vista appunto come luogo di maturazione. Quello che è il passaggio, questa sorta di rito di passaggio dall'età infantile all'età matura, segna inevitabilmente un momento doloroso. Sostanzialmente quello che è il cugino protagonista, in questo caso, esprime quello che è la difficoltà del suo passaggio. E ritorniamo invece alla storia del cugino viaggiatore. Mio cugino è tornato, finita la guerra, gigantesco fra i pochi, e aveva denaro.
Perché è gigantesco, dunque? Il suo essere gigante, il suo essere vestito di bianco è una, come dire, dimensione economica. Quello che ha il cugino che ha viaggiato sono i soldi che invece in paese non ci sono. I parenti dicevano piano, fra un anno a dir molto, se li hai mangiati tutti e torna in giro, i disperati muoiono così. Vi è una sorta di condanna a chi ha lasciato una volta il paese. Chi se n'è andato una volta non può ritornare. C'è l'idea molto rigida del legame forte tra individui e paese. Chi una volta lasciato il paese è condannato a non potervisi più inserire. Mio cugino ha una faccia recisa. Comprò un pianterreno nel paese, ci fece riuscire un garage di cemento con dinanzi fiammante, la pila per dar la benzina. E sul ponte ben grossa, alla curva, una targa reclam. Poi ci mise un meccanico dentro a ricevere i soldi e lui girò tutte le langhe fumando. S'era intanto sposato in paese. Pigliò una ragazza, esile e bionda, come le straniere, che aveva certo un giorno incontrato nel mondo, ma uscì ancora da solo, vestito di bianco, con le mani alla schiena e il volto abbronzato. Al mattino batteva le fiere e con aria sorniona contrattava i cavalli. Il cugino che fa dunque? Costruisce quello che è una sorta di garage con la pompa per la benzina. Ricordiamo che siamo in un periodo in cui le automobili non ci sono. Il cugino però ha viaggiato e torna con i soldi e torna con le idee. Spiegò poi a me, quando fallì il disegno, che il suo piano era stato di togliere tutte le bestie alla valle e obbligare la gente a comprargli i motori. Ma la bestia, diceva, più grossa di tutte, sono stato io a pensarlo. Dovevo sapere che qui buoi e persone sono tutte una razza. E con questo verso il cugino sigilla, in un certo senso, quello che è la sua idea. Al paese tutto rimane immobile. Lui tenta di speculare, portando un'idea nuova, qualcosa che è una novità. Ma al paese tutto rimane immobile. Camminiamo da più di mezz'ora. La vetta è vicina, sempre aumenta d'intorno il frusciare e il fischiare del vento. Mio cugino si ferma ad un tratto e si volge. Quest'anno scrivo sul manifesto. Santo Stefano è sempre stato il primo nelle feste della Valle del Belbo. Che lo dicano quei di Canelli. Il cugino, dunque, sembra in realtà essere perfettamente interessato alle dinamiche che si vivono continuamente all'interno del paese. Poi riprende l'erta. Un profumo di terra e di vento ci avvolge nel buio, qualche lume in distanza, cascine, automobili che si sentono appena. E io penso alla forza che mi ha reso quest'uomo strappandolo al mare, alle terre lontane, al silenzio che dura. Mio cugino non parla dei viaggi compiuti. Dopo questa sorta di breve parentesi dedicata a quello che potremmo definire il rientro del cugino al paese, ci troviamo di fronte a un'altra vicenda. La vicenda del cugino che non racconta quello che è la vita che ha vissuto fino ad ora. Mio cugino non parla dei viaggi compiuti. Dice asciutto che è stato in quel luogo e in quell'altro, pensa ai suoi motori. Solo un sogno gli è rimasto nel sangue. Ha incrociato una volta da fuochista su un legno olandese da pesca il cetaceo. Ha incrociato la balena, il sogno, appunto, del romanzo di Melville, Moby Dick. E ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole, ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue e inseguirle innalzarsi le code, lottare alla lancia. Me ne accenno talvolta. Ma quando gli dico che lieta i fortunati che hanno visto l'aurora sulle isole più belle della terra,
A ricordo sorride e risponde che il sole si levava, che il giorno era vecchio per loro. E con questo verso si conclude la vicenda del cugino. Il cugino è caratterizzato da una prospettiva completamente diversa da quella del protagonista. Il cugino sostanzialmente non riesce a vedere nei suoi viaggi altro che lavoro. Paradossalmente, egli, girando il mondo, ha mantenuto la prospettiva di chi è rimasto al paese. Chi è rimasto al paese non permette più che lui entri a far parte delle loro dinamiche. Egli stesso, quando ritorna al paese, cerca di comportarsi come chi ha viaggiato. Quello che emerge, dunque, è una totale incomunicabilità, un'inconciliabilità di punti di vista sostanzialmente opposti. Questa poesia, al di là di quello che è la vicenda che narra, è fondamentale per l'aspetto, come abbiamo visto già all'inizio, metrico. Abbiamo visto il tentativo di Pavese di creare una metrica narrativa, affabulatoria, versi lunghi e cadenzati, che ricordano quello che è l'andamento appunto dell'esametro classico, dell'esametro omerico classico, per intenderci. Dopo questo testo, un pochino forse più complesso, andiamo a vedere alcuni dei testi considerati appunto di maggiore forse scorrevolezza, facilità, ma anche di minore originalità dal punto di vista metrico e contenutistico, contenuti in Verrà la morte e Avrà i tuoi occhi. E leggiamo quello che trovate ora a pagina 13 della vostra dispensa. Hai un sangue, un respiro, sei fatta di carne, di capelli, di sguardi anche tu. Terra e piante, cielo di marzo, luce, vibrano e ti somigliano. Il tuo riso e il tuo passo come acque che sussultano, la tua ruga fra gli occhi come nubi raccolte, il tuo tenero corpo, una zolla nel sole. Hai un sangue, un respiro, vivi su questa terra, ne conosci i sapori, le stagioni risvegli. Hai giocato nel sole, parlato con noi. Acqua chiara, virgulto primaverile, terra, germogliante silenzio. Tu hai giocato bambina sotto un cielo diverso. Ne hai negli occhi il silenzio, una nube che sgorga come polla dal fondo. Ora ridi e sussulti sopra questo silenzio. Dolce frutto che vivi sotto il cielo chiaro, che respiri e vivi questa nostra stagione. Nel tuo chiuso silenzio e la tua forza, come erba viva nell'aria, rabbrividisci e ridi, ma tu sei terra, sei radice feroce, sei la terra che aspetta. Questo testo rappresenta molto bene il tentativo abbastanza tradizionale di Pavese di recuperare quelli che sono dei simboli abbastanza triti e tradizionali della poesia in generale d'amore. L'associazione con la terra, l'associazione con l'amore come forza primaverile che porta a nuova vita e a nuovo frutto. E l'idea della condizione esistenziale precedente del poeta che rispecchia quella sostanzialmente della terra ghiacciata, invernale e dunque infruttuosa, infeconda. Notate l'insistenza su quelle che sono le tematiche del sangue, del respiro, della vita, tutta questa sfera semantica legato proprio quasi alla fisicità che possiamo vedere nell'amata. E l'altro aspetto fondamentale è questo contrasto simmorico costante tra morte e vita. Quello che è l'idea della morte rimarrà costante appunto in questa parte della produzione di Pavese e segna probabilmente quello che era già un'ossessione che dominava i suoi pensieri, quella che porterà poi al drammatico suicidio. Passiamo alla pagina successiva e questo è il grande capolavoro che per la sua brevità ed efficacia, ripeto, è estremamente noto e sicuramente avete già sentito. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera insonne, sorda con un vecchio rimorso, un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. O cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita
e sei il nulla. Per tutti la morte è uno sguardo, verrà la morte, avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso, scenderemo nel gorgo. E di nuovo arriviamo qui a quelle che sono delle sfere semantiche abbastanza abituali della poesia romantica, della poesia appunto d'amore ottocentesca. Troviamo sostanzialmente questo parallelismo insistito tra morte e occhi dell'amata, l'identificazione dell'amore, della donna appunto amata dal poeta, e il ricordo invece in questo caso molto pesante della morte. Questa morte che sembra ossessionare il poeta, sembra essere sostanzialmente quasi sorella dell'amore che sta vivendo in quel momento. La stessa speranza, notate appunto verso «o cara speranza», sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Da un lato il nichilismo e dall'altro l'idea che la speranza sia l'unica fonte di vita. E arriviamo a questo momento drammatico della biografia di Pavese, questa sorta di chiusura che lo porterà progressivamente a rinunciare alla vita stessa. L'ultimo testo che andiamo ora a leggere alla facciata successiva della vostra dispensa e You, Wind of March. Se la vita è la morte, sei venuta di marzo sulla terra nuda, il tuo brivido dura. Sangue di primavera, anemone o nube, il tuo passo leggero ha violato la terra, ricomincia il dolore. Il tuo passo leggero ha riaperto il dolore. Era fredda la terra, sotto povero cielo era immobile, chiusa in un torpido sogno, come chi più non soffre. Anche il gelo era dolce dentro il cuore profondo, tra la vita e la morte la speranza taceva. Ora una voce è un sangue, ogni cosa che vive. Ora la terra e il cielo sono un brivido forte, la speranza li torce, li sconvolge il mattino, li sommerge il tuo passo, il tuo fiato d'aurora. Sangue di primavera, tutta la terra trema di un antico tremore. Hai riaperto il dolore, se la vita è la morte, sopra la terra nuda sei passata leggera, come rondine o nube, e il torrente del cuore si è ridestato e rompe, si specchia nel cielo e rispecchia le cose, e le cose nel cielo e nel cuore soffrono e si contorcono nell'attesa di te. È il mattino e l'aurora, sangue di primavera, tu hai violato la terra. La speranza si torce, ti attende, ti chiama, se la vita è la morte, il tuo passo è leggero. Questa poesia insiste moltissimo su quella che è l'associazione che abbiamo già visto tra vita e morte, ma soprattutto su questa idea di desiderio, ma allo stesso tempo di rifiuto, di questo amore così forte. Notate appunto questa idea della rinascita come sofferenza e invece di quello che è la condizione della terra infeconda come condizione tutto sommato di pace. Dunque l'amore in questo caso viene visto come forza che sconvolge, viene visto come forza appunto che getta nello scompiglio quello che era l'animo del poeta che invece prima si era sostanzialmente pacificato, calmato, ma che era in realtà semplicemente congelato. E c'è invece ora questa sorta di insistenza sulla violenza di questa forza d'amore che va a sconvolgere quello che è l'esistenza del poeta. Notate per esempio anche gli effetti allitteranti, versi molto brevi, la metrica che è totalmente sconvolta rispetto a quello che abbiamo visto nei Mari del Sud. Gli effetti sono molto più patetici da questo punto di vista, ma la poesia, dal punto di vista puramente tecnico, rinuncia a quello che è la carica innovativa dei Mari del Sud. Notate anche dei versi abbastanza retorici, sangue di primavera, che poi richiama chiaramente dal punto di vista fonico terra che trema dell'antico tremore in rima con dolore. Non sono ovviamente delle soluzioni stilistiche particolarmente innovative, anzi Pavese in questo caso ritorna perfettamente nell'alveo della poesia tardo-romantica. Ciò nonostante il legame fortissimo con una vicenda tragica, biografica, che lo ha caratterizzato, rende quest'opera estremamente amata da tutti appunto
gli amanti di questo grande intellettuale italiano che è stato Cesare Pavese, tra cui appunto ci sono anche io. E per oggi concludo questa nostra prima video lezione. Spero che rapidamente si possa tornare alla normalità e con questo vi auguro buona giornata.